Presentato il progetto fotografico multimediale Over My Eyes, Sguardi Curdi, promosso dal Comitato Regionale dei Diritti Umani. Della mostra, il cui titolo sarebbe la traduzione di una frase di benvenuto della lingua curda, hanno parlato, insieme al presidente Laus, Stefano Carini, fotografo, coautore e curatore della mostra, e Yunis Tawfik, scrittore iracheno naturalizzato torinese e componente del Comitato Diritti Umani. Ha moderato l'incontro Rosita Ferrato, presidentessa del Caffè dei Giornalisti, associazione che promuove la libertà di stampa. La tua esperienza è particolare perché hai lavorato con i fotografi locali. Perché? Beh, perché l'immagine che noi abbiamo dell'Iraq negli ultimi 30-40 anni è prevalentemente da fotografi occidentali che sono andati a fotografare la guerra, perché di questo si parla in Iraq. Mentre i fotografi con cui ho lavorato io sono tutti iracheni, in particolare dalla regione del Kurdistan, e quindi avendo accesso illimitato al loro paese per lingua, religione, cultura e conoscenza, offrono uno sguardo sul territorio che va al di là delle news e di ciò che accade adesso e soprattutto al di là della guerra. Poi ovviamente hanno fotografato e fotografano anche la guerra, ma c'è molto altro che si vede poco di solito. Cosa ci può insegnare quello che sta accadendo oggi in Iraq? È che l'opinione pubblica ha bisogno di conoscere e di sapere, e dunque queste iniziative aiutano i cittadini, soprattutto gli italiani e piemontesi, a capire situazioni difficili che sconvolgono quella parte del mondo. Quella regione sta combattendo per la sopravvivenza, ma anche per combattere contro il terrorismo, ovvero sta facendo la guerra per noi, per difenderci, altrimenti l'ISIS sarebbe già arrivato veramente fino alle porte dell'Europa. I curdi sono un popolo che ha combattuto per anni, se non secoli, per avere la sua terra, la sua dignità, la sua autonomia. E oggi invece si trova a dover combattere contro più fronti e questo ci spinge e ci insegna che dobbiamo dare una mano non soltanto ai curdi ma anche a tutta la regione che confina con il Kurdistan per poter sconfiggere definitivamente il terrorismo e per poter ricostruire le loro città distrutte, le loro terre rubate, confiscate dall'ISIS e anche per riavere il loro patrimonio storico e culturale.